C'era una volta una ragazza di nome Lucrezia che tutti chiamavano Cenerentola. Dovete sapere che Cenerentola era una bambina molto sfortunata. Crebbe senza mamma fin da quando era piccina. Il caro babbo, per cercare di darle una figura materna, sposò una vedova, anche lei con due figlie, con le quali era sempre dolce e benevola, ma si rivelò molto severa e ingiusta con Cenerentola. Il padre cercò sempre di rincuorare Cenerentola, ma ahimè, anche lui poco dopo morì di malattia. Così Cenerentola si ritrovò sola, ma grazie al sorriso del papà che portava sempre nel cuore, rimaneva allegra e sorridente. La matrigna iniziò a trattarla sempre peggio. Le faceva fare tutte le faccende domestiche e i lavori più pesanti, facendosi servire come se fosse una regina, mentre le sorellastre le facevano ogni tipo di scherzo, visto che erano invidiose della sua naturale bellezza. La sera, stanca ed esausta, Cenerentola ogni volta si rintanava in un angolo della casa, vicino al caminetto acceso e caldo. Proprio dal tempo passato, vicino al camino, sporcandosi i vestiti con la cenere, le sorellastre presero a chiamarla Cenerentola. Ma a lei non importava, aveva infatti scoperto che dietro al camino c'era la tana di alcuni piccoli topolini che le tenevano compagnia e la rallegravano nei momenti di sconforto. Un giorno però nel paese accadde un fatto davvero straordinario. Dal castello arrivò un messaggero del re che proclamò: il figlio del re, il principe erede al trono, ha indetto un gran ballo nelle sale reali a cui sono invitate tutte le ragazze del regno in età da marito. Quando la matrigna lo venne a sapere, prese le sue figlie e iniziò a prepararli di gran corsa come delle principesse per il gran ballo. Cenerentola, che stava correndo a destra e a sinistra per obbedire agli ordini delle tre donne, sognava ad occhi aperti di quando sarebbe stato bello poter partecipare a quel gran ballo. Così prese coraggio e disse alla matrigna: «Voglio partecipare anch'io al ballo. L'invito è aperto a tutte le ragazze del regno in età da marito. Lo sono anch'io». La matrigna e le sue sorellastre, guardandola tutta impolverata e vestita di stracci, si misero a ridere. «Ma come pensi di poterti presentare al castello, vestita così, di stracci sporchi?» E se ne andò via, facendo capire che non c'era nessuna possibilità per lei di poter partecipare al ballo. Arrivò la sera del ballo e Cenerentola vide la matrigna e le sorellastre prepararsi, vestirsi con abiti meravigliosi e indossare degli splendidi gioielli. Aspettò che uscissero di casa e, una volta che si furono allontanate, corse a piangere disperata nel suo angolino vicino al camino. I topini, suoi amici, uscirono dalla tana e cercarono di consolarla strofinando il loro musetto contro le guance bagnate dalle lacrime di Cenerentola. Le sue lacrime erano così tante, ma così tante, che caddero per terra sopra un piccolo mucchietto di cenere. Ma da quel bel mucchietto di cenere accadde una cosa inaspettata. Piano piano, come per magia, una piccola luce iniziò a brillare sempre più forte, finché davanti a Cenerentola non si materializzò una fata. «Su, non fare così, piccola Cenerentola mia!» disse la fata madrina. «Chi ha parlato?» esclamò Cenerentola, che aveva ancora gli occhi pieni di lacrime e non riusciva a vederci bene. «Sono io, la tua fata madrina, e vedrai che adesso sistemeremo un po' di cose!» «La mia fata madrina!» chiese stupita Cenerentola. «E cosa dovremmo sistemare?» «Beh,
Tanto per iniziare, ti piacerebbe partecipare al gran ballo di stasera o sbaglio? Ma certo, certo che mi piacerebbe tanto andare al ballo, rispose Cenerentola, che si stava asciugando le lacrime col dorso delle mani. Ma come faccio? Non ho neppure un abito da sera. Di questo, cara la mia Cenerentola, non ti devi preoccupare. Piuttosto, portami una zucca e raduna tutti i tuoi amici topini. Una zucca? Chiese sorpresa Cenerentola, ma senza chiederle il perché e il per come, si precipitò subito nell'orto a prendere una bella tonda e gliela portò. Così la fata madrina, di fronte agli occhi stupefatti di Cenerentola, pronunciò una formula magica e trasformò la zucca in una splendida carrozza e i topini in magnifici cavalli bianchi che trainavano la sua carrozza. Cenerentola rimase a bocca aperta e non riuscì a pronunciare nemmeno una parola per la meraviglia. E ora veniamo a te, mia bella fanciulla, disse la fatina, che in un colpo di bacchetta magica trasformò l'abito fatto di stracci di Cenerentola in un magnifico vestito da sera color bianco perla, degno di una vera regina. Ma è stupendo! Tutto questo è stupendo, balbettava Cenerentola. Ma fata madrina, spiegami, come potrò mai ringraziarti? La fata sorrise e disse: piuttosto ti mancano ancora delle scarpette, degne di questi piedini, così piccoli e graziosi. Così ai piedi di Cenerentola comparvero delle magnifiche scarpette di cristallo che le calzavano proprio a pennello. Ora Cenerentola sembrava veramente una principessa a cavallo. E ora vai, corri al ballo, ma ricorda solo una cosa. Direi la più importante. Questa magia durerà solo fino a mezzanotte. Entro il 12° rintocco del campanile, tutto ciò che ho fatto sparirà. La carrozza tornerà una zucca, i cavalli torneranno topini e il tuo vestito tornerà di nuovo uno straccio. Confusa, ma felice, Cenerentola ancora non credeva a quello che le stava accadendo. Non le fece ripetere due volte e salì sulla carrozza e partì per il castello salutando la fatina. Al castello era tutto un susseguirsi di musiche, danze e Cenerentola fu ricevuta con omaggi che si fanno a una gran principessa. Le persone presenti al gran ballo iniziarono a chiedersi da dove mai venisse quella bella fanciulla, ma di cui nessuno sapeva né nome, né cognome, né provenienza. Il principe aveva promesso un ballo a tutte le ragazze presenti per poterle conoscere, ma quando finalmente fu il turno di Cenerentola, non volle più ballare con nessun'altra ragazza. Tutte le altre fanciulle diventarono verdi di invidia per Cenerentola. Così il principe e Cenerentola continuarono a ballare per tutta la serata, tanto che lei si scordò del tempo che passava. Ma ci pensò il campanile a ricordarle che ormai era giunta la mezzanotte e la campana iniziò a fare i primi rintocchi. Cenerentola fu presa dal panico. Oh, mi scusi, Sua Maestà, ma io devo proprio andare. E niente, purtroppo Cenerentola capì che doveva assolutamente lasciare il gran ballo. Si congedò frettolosamente dal principe, che non capiva il perché di una fuga così improvvisa. Così decise di rincorrerla. Ma Cenerentola correva veloce. Mentre scendeva la scalinata che portava alla carrozza, perse anche una delle scarpette di cristallo. Fece per voltarsi a riprenderla, ma mancava ancora solo un rintocco di campana e tutta la magia sarebbe smanita e il principe avrebbe visto chi era in realtà. Così saltò subito sulla carrozza, gridò ai cavalli di rincorrere il galoppo e verso casa iniziò il grande sogno. Al principe non rimase altro da fare che raccogliere la scarpetta di cristallo e vedere la carrozza di quella fanciulla senza nome che si allontanava a tutta velocità. Non appena al campanile arrivò il 12° rintocco, la carrozza svanì. I cavalli infatti tornarono ad essere i suoi topini e Cenerentola tornò ad essere vestita di stracci. Per fortuna ormai erano abbastanza lontani dal castello che
nessuno vide cosa stava accadendo. Così Cenerentola toccò far l'ultimo pezzo di strada a piedi, in compagnia dei suoi topolini. Il giorno dopo la matrigna e le sorellastre erano furenti, parlavano di quella serata ed avevano saputo che il principe aveva ordinato alle sue guardie di cercare la splendida fanciulla senza nome. Per essere certi che la fanciulla fosse quella giusta, avrebbero fatto calzare la scarpetta di cristallo per scoprire quella al cui piede avrebbe calzato alla perfezione la scarpetta. Dopo qualche giorno, le guardie bussarono anche alla porta della casa di Cenerentola. «Vai a nasconderti subito nell'orto», disse la matrigna a Cenerentola, «che se no ci fai fare brutta figura davanti al principe». Così Cenerentola si mise a fare lavori nell'orto, mentre cercava di origliare cosa stesse succedendo in casa. Ovviamente a nessuna delle due sorellastre, per quanto potessero provare e riprovare, la scarpetta di cristallo andava bene. Così le guardie, dopo innumerevoli prove, sentenziarono che nessuna delle due era la ragazza del ballo. Ma quando uscirono di casa ed una delle guardie cadde l'occhio proprio nell'orto dove stava Cenerentola e vista la ragazza, la chiamarono per farle provare la scarpetta. «Ma cosa volete far provare la scarpetta a quella ragazza? Non vedete che è vestita di stracci?» disse la matrigna quando si accorse delle intenzioni delle guardie. «Non avrebbe mai potuto partecipare al gran ballo conciata in quel modo. Noi abbiamo l'ordine di far provare la scarpetta a tutte le ragazze del regno, signora, nessuna esclusa». La matrigna, dopo quelle parole, non ebbe il coraggio di aggiungere nulla. A Cenerentola batteva forte forte il cuore. Quella era la scarpetta di cristallo che aveva usato proprio lei al ballo e il principe aveva ordinato di cercare tutto il regno per trovare la ragazza che l'aveva indossata. E questa ragazza era proprio lei. Mentre la guardia si inchinò per infilarle la scarpetta, Cenerentola tremava tutta per la paura e chiuse addirittura gli occhi finché non sentì la scarpetta perfettamente calzante sul piede. E la guardia esclamò a gran voce: «È lei!» Cenerentola riaprì gli occhi. La scarpetta era lì, sul suo piccolo piedino. «Non è possibile!» esclamò la matrigna. «Non è possibile!» ribatterono le due sorellastre. Le guardie invece chiamarono una carrozza ed invitarono Cenerentola a salirci sopra. «Sua maestà, il principe la sta aspettando a corte!» dissero le guardie facendola salire e la carrozza partì verso il castello sotto sguardo esterrefatto della matrigna e delle sorellastre. E così, una volta giunti a corte, il principe riconobbe la sua Cenerentola, la bellissima ragazza con cui aveva ballato un'intera serata, che poi scappò. Così le propose di sposarla. Cenerentola, felice come non mai, accettò subito e di lì a poco si sarebbero celebrate le nozze più belle del regno e vissero tutti felici e contenti.